se sta a metà non so se è uno dei due. Sì, però c'è un po' di cinque. Come vuoi? Siamo? Buongiorno, benvenuti. La presentazione mister Aglietti, introdurrà il direttore sportivo Matteo Superbi, e poi direi di impostarla così, potete fare le domande al mister che poi risponderà finita la conferenza stampa alle televisioni con un'intervista a parte se lo gradite, e dopo l'introduzione dei due passiamo alle domande. Grazie. Buongiorno a tutti, volevo cominciare questa conferenza di presentazione nel ringraziare comunque Paolo Castorino e il suo staff per il lavoro svolto e ribadire quello che ha espresso il Presidente in questi giorni, cioè che insomma al di là della situazione contingente del momento è una persona che se lo vorrà in futuro potrà rimanere a lavorare nella famiglia dell'Entella, perché insomma a Paolo siamo profondamente legati, è stato un calciatore nostro per tre anni, ha fatto un percorso importante da allenatore e quindi questa situazione si potrà verificare in futuro, dipenderà da quello che vorrà fare lui. Per quanto riguarda la situazione attuale, sì, abbiamo sentito la necessità di dare un colpo di spugna, da ripartire da una situazione nuova, perché non eravamo pienamente soddisfatti di come stavano andando le cose, perché fondamentalmente pensiamo che questa squadra possa fare molto di più di quello che ha espresso oggi in campo. La scelta sul mister è stata qualcosa di immediato, è stato il primo unico allenatore che abbiamo contattato. Dopo 3 secondi che ci avevamo sentiti al telefono aveva già espresso il desiderio, la volontà di ritornare a lavorare qui, quindi questa cosa è stata per noi un segnale estremamente importante. Il mister conosce buona parte della squadra, conosce il nostro ambiente, conosce la nostra filosofia, quindi ci sembrava l'allenatore più giusto in questo momento per ripartire con una carica e con una positività e ridare positività all'ambiente. E altro da aggiungere non ho, quindi vi lascio la parola a lui per le vostre domande o a me, insomma siamo a vostra disposizione. Inizio con una battuta, nel senso che a volte nella vita ci sono dei segnali, perché il direttore lo sa, non avevo il telefono per tutto il giorno e poi quando sono andato a riprendere il telefono che avevo lasciato in un posto, la prima chiamata, mentre ancora non l'avevo in mano, era di Superbi. Chiaramente lì avevo già capito qualcosa e mi sono venuti i brividi, perché io credo che 2 anni fa abbiamo lasciato un percorso a mezzo, senza stare a soffermarci sul perché, sul per come, abbiamo lasciato un percorso a mezzo, un percorso bellissimo che chiaramente ci ha portato a un passo da entrare nella storia facendo i playoff con l'Entella. Detto questo, chiaramente il passato rimane passato ed io torno qua con ancora più motivazioni di prima. Uno, perché chiaramente una società che ti ricerca vuol dire che ha stima, ha fiducia ed è felice di riaverti con sé, e questo per me vale più di tante altre cose. 2, perché conosco i valori degli uomini che compongono la società, dell'ambiente, di quello che può fare questa società. E 3, ultima ma non ultima, perché secondo me la squadra è una squadra forte. Il motivo principale per cui ho accettato l'incarico è perché reputo che noi siamo una squadra forte, con un organico che ha valori. Toccherà a me esprimere qualcosa di diverso di quello che è stato fatto fino ad ora. Sicuramente se la società non è contenta, se, come ha detto il direttore, il presidente ha deciso di cambiare, qualcosa c'è. È normale che quando ci sono queste situazioni qua la responsabilità è un po' di tutti, no? Dell'allenatore, della società, dei giocatori, quindi ognuno di noi deve dare qualcosa di più. Il primo, che chiaramente in questo momento è chiamato a dare qualcosa di più perché è anche fresco, perché no, sono io e poi di conseguenza i calciatori, perché comunque questo gruppo di calciatori, come ho detto, sia a livello umano perché conosco i vecchi, sia a livello tecnico perché
conosco i nuovi appunto tecnicamente, ha una rosa di valore. Questo non significa fare promesse, non significa pensare di poter fare chissà quali voli pindarici, significa però che siamo una squadra che se la può e se la deve giocare con tutti. Questo sicuramente sì. Domande? Mister vi conosce, ma magari se vi presentate così. Arrivo, sai, metti, Matteo, sì. L'impressione da fuori è che però da un anno e mezzo voi vi siete incantati. Aglietti, che vi aveva portato al punto più alto della vostra storia, che non c'entrò in playoff per un punto, per tanti discorsi che sarebbe interessante fare, poi Preda, poi Castorino, di nuovo Aglietti. Cioè, da un anno e mezzo, in 16 mesi, quattro allenatori. Qualcosa che ovviamente non vi ha quadrato. Beh, due allenatori, Breda e Castorina. E comunque il primo periodo di Breda è stato estremamente positivo. Noi l'anno scorso in questo periodo eravamo secondi in classifica, abbiamo chiuso il girone d'andata facendo il massimo dei punti che aveva fatto all'interno in Serie B. Quindi diciamo che il percorso di Breda fino ad aprile è stato un'ottima annata. Poi forse ci siamo incartati un po', diciamo c'è stato un calo di prestazioni in quel mese di aprile che poteva essere decisivo per raggiungere i playoff, e in quel mese lì abbiamo perso tre partite di fila, abbiamo deciso di cambiare la conduzione tecnica, è arrivata Castorina, poi abbiamo fatto due sconfitte e una vittoria, quindi diciamo cinque sconfitte consecutive. Però ecco, io l'annata di Breda non la considero un'annata da buttare, cioè fino ad aprile è stata un'ottima annata con un po' di difficoltà, però insomma per il campionato dell'Entella è stato il secondo campionato migliore nella nostra storia in Serie B dopo quello fatto dal mister l'anno prima. Il percorso di Castorina è stato un po' difficile, è stata una scommessa perché comunque era un allenatore che aveva fatto risultati eccellenti col settore giovanile, non era scontato che potesse fare altrettanto con la prima squadra, però l'abbiamo visto quasi tutti come un passaggio naturale, un po' per come siamo fatti noi, era stato giocatore, aveva fatto tutte le categorie da allenatore, ci sembrava quasi giusto e doveroso per quello che aveva fatto per questa società dargli una chance di misurarsi con la squadra. Poi dopo penso che in questo lavoro non bisogna essere ottusi, cioè bisogna magari riconoscere, fare mea culpa, ma riconoscere anche una scelta sbagliata ed essere pronti a porre rimedio. Ecco. Quindi richiamando il mister, logicamente abbiamo pensato che fosse la persona giusta, qua aveva lasciato un ottimo ricordo, l'abbiamo visto lavorare, quindi senza andare a entrare nel dettaglio perché non abbiamo deciso di continuare il rapporto, comunque il fatto che oggi lui sia qui e il fatto che due giorni fa sia stato l'unico allenatore contattato dall'Entella vuol dire che comunque qualcosa di importante era rimasto del lavoro che era stato fatto da lui, dal suo staff, e quindi abbiamo deciso di richiamarlo perché ci sembrava la scelta migliore da fare in questo momento. Che cosa non vi ha convinto di Castorina che vi ha spinto a questa decisione? Faccio l'esempio, aspetta, c'è una stagione simile, ma Gallo è ancora lì. Beh, i risultati sono stati un po' al di sotto delle aspettative, però insomma ci sono delle sensazioni che vanno al di là dei risultati. Ecco, per esempio il mister dopo la sua prima annata sfortunata, durante quell'estate nessuno di noi ha avuto il minimo dubbio che non fosse la persona giusta dalla quale ripartire. E forse è stata una cosa atipica, no? Perché dopo una retrocessione si tende a riazzerare, ricambiare, ripartire, no? Da una tabula rasa, invece noi l'abbiamo visto lavorare, abbiamo capito che quell'anno quel risultato non era frutto del lavoro, tant'è che poi c'è stata restituita la categoria, abbiamo avuto quell'anno delle decisioni arbitrali allucinanti che hanno minato quella salvezza, però avevamo conosciuto il mister, avevamo visto lavorare un allenatore bene sul campo e l'anno dopo voglio ricordare che noi abbiamo vinto la prima e abbiamo perso quattro partite di fila e quindi nonostante quello gli abbiamo dato un'ulteriore possibilità. Ecco, dopo un'annata finita male, magari alla seconda o terza sconfitta, probabilmente in un altro ambiente, le società avrebbero deciso di cambiare. Quindi noi
abbiamo voluto aspettare perché credevamo veramente nel suo lavoro. Poi da lì abbiamo anellato una serie di risultati importanti, quindi siamo stati 3 mesi poi dopo senza perdere, e da lì abbiamo veramente svoltato il nostro campionato, ha avuto tutto un altro senso. Poi dopo il girone di ritorno, Biaglietti è stato il girone di ritorno con più punti della storia dell'Ancella, quindi è stata una bella cavalcata. Purtroppo non siamo riusciti a centrare i playoff, ma 64 punti in B, fare 64 punti in B vuol dire fare un bel campionato. Posso? Prego. Mi chiamo Gianni Macinista, adesso attualmente sono pensionato, ex Corriere Mercantile, delegato del Lussi per il TV. Alcune domande. La durata del contratto, quest'anno o anche c'è un'opzione per il prossimo? In quali condizioni fisiche, psicologiche e mentali ha trovato la squadra? Ancora, lei l'ha vista all'Entella Locra qualche volta in questo campionato, che idea si è fatta? Per quanto riguarda il contratto, ho firmato fino a giugno, perché comunque credo che sia giusto così, nel senso sarà poi il lavoro sul campo a determinare un eventuale proseguimento. Se le cose vanno bene, sono convinto che non ci saranno problemi, proprio perché ci conosciamo talmente bene, oppure anche in questo caso ci abbiamo messo 2 minuti a trovare un'intesa. Per quello che riguarda la seconda domanda era... Come ha trovato la squadra? Ha trovato la squadra? Sicuramente c'è, per come lavoriamo noi, dobbiamo entrare un po' in punta di piedi, perché comunque durante la settimana anche a livello fisico chiediamo abbastanza alla squadra, quindi dobbiamo ancora capire a livello fisico a che punto stiamo, senza per questo non fare le cose che riteniamo opportune fare. A livello mentale ho visto subito una reazione, una squadra che in questi 2 giorni, ieri e stamani, si è allenata molto bene, una squadra forse che magari, come ho detto, ancora non si rende bene conto di quello che può fare, perché secondo me il gruppo ha la percezione magari di esserlo, di essere, di avere delle potenzialità, ma forse non si capisce bene quante. Quindi, come ho detto, dovremmo essere bravi a liberarci di tutto e di tutti, giocare con personalità, giocare in maniera serena, ma con la convinzione di giocare, cioè di avere la possibilità, insomma, di giocare le nostre chance da tutte le parti. E la terza? Tatticamente non è che voglio stravolgere niente, insomma, io sono andato via di qui con un'idea, una filosofia che poi la società, insieme agli allenatori che mi sono succeduti, ha portato avanti, ed è chiaro che la rosa è stata costruita per giocare sicuramente con una base di 4 difensori e 3 centrocampisti. Poi potremo valutare se giocare ancora col trequartista, giocare con 3 attaccanti larghi. Le caratteristiche per fare l'uno e l'altro ci sono, dipenderà anche da come stiamo, da chi sta meglio, da quello che potrebbe essere l'avversario. Però per quella che è la mia filosofia, è chiaro che sarà un qualcosa improntato innanzitutto sul gioco, sul riuscire noi comunque a imporre il ritmo alla partita, questo deve essere chiaro. Poi il modulo lascia il tempo che trova, sarà importante che a livello di mentalità cresciamo, questo indubbiamente. Senti, faccio un'aggiunta all'ultimo aspetto. Lei ha lasciato l'Entella che sembrava una PlayStation, per giocare, palla a terra, 3 giocatori davanti, molto rapidi, difese delle avversarie che ci capivano un po' con nulla. Adesso trova un parco giocatori attaccanti con uno giocatore della Mattia che ha molta fisicità. Questo potrebbe cambiare qualche cosa? Quello che dicevo prima, giocando magari con le 3 punte larghe possiamo sfruttare la Mantia da boa centrale, e questo può essere un aspetto per far sì che magari la Mantia possa anche sfruttare ancora di più le sue caratteristiche, così come se dovessimo giocare con le 2 punte sarà lui magari a doversi adattare in quel caso al modulo e fare cose che magari ancora deve imparare o ha fatto poco precedentemente, ma sono convinto, perché mi sembra anche subito dai primi allenamenti un ragazzo molto disponibile e ha grandi qualità, che lo possa fare. Quindi, ripeto, non è poi dopo un giocatore che può determinare un modulo, insomma bisogna cercare di sfruttare al massimo le qualità della rosa che ho a disposizione,
se qualcuno magari in qualche partita è un po' sacrificato, deve mettere comunque, si deve mettere a disposizione in maniera totale, questo è poco ma sicuro. Detto questo, abbiamo anche la possibilità comunque di giocare con due punte veloci come potrebbero essere De Luca e Luppi, insomma, o Diao, quindi non escludo niente. Chiaramente ci vuole un po' di tempo, anche se il tempo non è tanto perché già sabato abbiamo una partita difficile, però ho le idee comunque abbastanza chiare. Buongiorno. Prima una domanda al direttore. Ha detto che è stato contattato immediatamente Aglietti. Io chiedo una cosa che secondo me è un po' naturale, visto come è andata un po' l'avventura di Castorina, se prima c'era stata l'idea magari di avere un ripensamento più breve, ma magari avete pensato di venire lui. No, dico la verità, fino a quando non abbiamo chiamato il mister non ho contattato nessun allenatore, perché diciamo, comunque anzi abbiamo cercato di insistere, speravamo di battere il Cesena, di avere dei segnali ben diversi da quelli che abbiamo avuto sabato, ecco. Quindi poi dopo ci sono arrivati delle sensazioni, dei segnali che ci hanno quasi costretto a fare una scelta dolorosa, ma che vedevamo in quel momento necessario. Quindi parlando col presidente ci è sembrato logico, giusto, eravamo tutti d'accordo che la prima telefonata da fare fosse quella al mister, e poi da lì praticamente il giorno dopo il mister ha firmato il contratto, ecco, quindi è scattato subito, no? si è riacceso il vecchio fuoco che si era spento e si è ripartiti. È stata una cosa molto, molto veloce e anche maturata in maniera veloce, tant'è che mister, insomma, quasi naturale, ecco, vedendo che eravamo pareggiato non pensava, diceva ieri che insomma non pensava che ci fosse un tipo di cambiamento, però al di là del risultato positivo che abbiamo ottenuto sul campo, le sensazioni che avevamo percepito nell'ultimo periodo erano sensazioni negative che chi lavora nel calcio le coglie, deve saper cogliere e capire anche che è un momento di intervenire. Grazie. Mister, bentornato, è un piacere vederla qui. Grazie. E volevo chiedere, io ho studiato un po' i moduli che lei ha utilizzato, ha già risposto al collega, però a mio avviso ciò che è stato un po' in dubbio e non si è capito bene quest'anno è stato il centrocampo dell'Entella, dove non ci sono state a mio avviso delle gerarchie. Volevo sapere se per lei erano importanti le gerarchie e seconda cosa, chi è adatto a giocare dietro le punte, perché c'è stata grande confusione su questo e a mio avviso Vizzetto non è tanto quello suo compare. Le gerarchie le stabilisce il campo, nel senso non è che io vengo qua precludendo già la possibilità che giochino o non giochino certi giocatori, dovranno essere loro a dimostrarmi chi sta meglio gioca. Detto questo, mi riallaccio alla risposta che ho dato al collega, che in certi momenti dovranno essere i calciatori ad adattarsi e sacrificarsi magari in un ruolo che sentono anche meno suo. Non parlo solo di Vizzetto, posso parlare di altri giocatori. Io credo che noi abbiamo 3-4 giocatori molto duttili, Crimi, Eramo, Vizzetto, De Luca, che possono fare più ruoli. Per questo che dico che poi i moduli lasciano il tempo che trovano. Sarà l'atteggiamento che dobbiamo avere che dovrà fare la differenza. Ed è chiaro che già con la formazione che ha giocato domenica scorsa col Cesena, uno la può girare in varie maniere, che può giocare come ha giocato col trequartista, può giocare con una punta e due esterni, a piede invertito, a piede sinistra-sinistra. Quindi le soluzioni ci sono e in base anche a quelle che potranno essere le scelte settimanali verranno utilizzate di conseguenza. Dire ora, dopo un giorno, insomma, giocherà Tizio, Caio e Semproni, giocheremo stabilmente con quel modulo, insomma, mi sembra presto. Prima voglio farmi un'idea anche chiara e precisa, di parlare anche con i ragazzi delle sensazioni che hanno, di quelle che possono essere il loro momento, per poi dopo prendere anche delle decisioni. In questi giorni si è parlato anche molto di mercato, io non voglio aprire una parentesi che non bisognerebbe più, però gennaio non è troppo lontano, secondo lei manca qualcosa a questa squadra, parlo di reparti, forse magari al centro della difesa, se pare sano nell'ultima partita? No.
non è lontano gennaio, ma neanche troppo vicino. Ci sono ancora troppe partite da disputare per arrivare a gennaio, quindi su questo non ne abbiamo neanche parlato col direttore. È inutile parlare ora di gennaio se mi auguro di recuperare al più presto i calciatori infortunati, Aram, Ceccarelli, sono importanti per noi, lo stesso Luppi, fondamentali. Quindi la cosa più importante in questo momento è quello, non il mercato di gennaio, ma avere tutti a disposizione. Poi vediamo come arriviamo a gennaio, parleremo, discuteremo, in quel momento prenderemo poi le decisioni che dovremo prendere, se ci sarà da prendere decisioni, perché comunque, come ho detto prima, la rosa a disposizione è ottima. Quindi sono grazie. Molto contento di questo. Grazie. Sono le ultime che poi il mister a pranzo con la squadra. Volevo chiedere una cosa a Matteo, no? Sì. Premesso che la scelta degli enti sicuramente è la scelta più intelligente che potevate fare e che io ritenevo comunque Castorina un bel rischio per quest'anno. Non è stato dato però poco tempo, diciamo, a Castorina, nel senso poche partite, oppure sabato hai visto proprio dei segnali allarmanti che vi ha fatto un po' accelerare la decisione? Sì, probabilmente mi ricordo queste tue ultime frasi. Il mestiere nostro è un mestiere che vive di sensazione, quindi al di là proprio del risultato, cioè non volevamo aspettare di sprofondare per poi fare un cambiamento. Abbiamo visto una situazione negativa, abbiamo provato in tutte le maniere di cercare di ricompattare il gruppo, di stimolarlo a fare di più, però insomma, quando arrivano determinati segnali, ripeto, secondo me la società deve fare mia colpa di essere anche pronta di intervenire in maniera rapida, perché poi è vero che le partite sono tante, però quando poi si innescano dei meccanismi, viene fuori una classifica deficitaria, poi dopo si creano una serie di problematiche che in questo momento ancora noi non abbiamo e che speriamo di evitare assolutamente, e quindi ci sembrava giusto ripartire da zero e ridare una mano di fare una squadra. Ecco, avevo una curiosità per il mister, intanto ben tornato. Grazie. Quando l'avevo intervistato a una sorsa Spezia, gli avevo fatto una domanda sull'Inter, nel momento più breve andava bene, non aveva risposto, poi la telecamera silente mi ha detto, ma non dimenticare che l'Inter di quest'anno è più forte di quella che avevo io. Allora la mia curiosità è questa, se lei fosse rimasto qua l'anno scorso, che tipo di campionato avrebbe potuto fare? Se se l'ha mai chiesto? Ma sulla falsariga di quello che ha fatto Breda, che comunque ha proseguito un lavoro con le sue idee. Ma detto, così non più, ma parliamo dell'anno scorso, insomma, credo che chi era qui ha fatto molto bene, come ha detto il direttore. Sicuramente poi a gennaio ci sono state delle situazioni particolari che hanno portato magari al distacco, anche forse traumatico, con alcuni giocatori importantissimi di questa squadra, e forse magari si è perso un po' qualcosa, però non dimentichiamo, insomma, che questa squadra, questa società è in Serie B da, mi sembra che questo sia il quarto anno, cioè, ed è in continua crescita, perché comunque il primo anno c'è stato una retrocessione, ma dettata anche da fattori diversi. Poi secondo e terzo anno sono stati in crescendo, l'anno scorso, due anni fa abbiamo sfiorato il playoff, l'anno scorso comunque la squadra per larghi tratti è stata nelle prime due o tre posizioni, poi c'è stato un calo. E comunque quest'anno è stato costruito, come ho detto, una rosa, una squadra di primo livello. E penso che sono d'accordo quando anche il Presidente ha detto che questa è l'entella più forte che lui ha mai fatto. Sono d'accordo con lui. E la prima cosa che l'ho detto, che mi ha convinto, è stato il valore della rosa. Insomma, a me, oltre che il piacere di tornare qui a riprendere un lavoro fatto con persone straordinarie, però poi si deve valutare anche dove si va a mettere mano, con che uomini si va a mettere mano, qual è il valore della rosa, perché poi a farsi male ci vuole poco. Io credo che questa squadra sia una squadra che ci può regalare grandi soddisfazioni. Ho grande fiducia, ho grande voglia, sono carico per tanti aspetti, e quindi insomma parlare del passato ha poco senso, dobbiamo solo immergerci nel presente e iniziare a far andare questa squadra, quello sicuramente. Io posso andare da Matteo, spero, e Claudio Bianco del Nord. Volevo chiederle, questa decisione e le sensazioni che ha vissuto sono frutto di esperienze del passato, perché diciamo che
sulla febbrina era un po' quella di Castorina, nel senso che si è aspettato forse un po' troppo prima di prendere una certa decisione. Forse è questo che vi ha dotto anche a prendere questa decisione. Sì, beh, secondo me delle esperienze sia positive che negative bisogna farne tesoro. Adesso io e Mattiazzi siamo stati calciatori per una vita, adesso una decina d'anni che siamo dirigenti, il presidente una decina d'anni che fa il presidente, e quindi sì, probabilmente forse ritornando a pensando a quell'anno forse abbiamo aspettato troppo quell'anno lì, però insomma in questo momento ci sembrava, nessuno di noi ha avuto dubbi che fosse la cosa giusta da fare per il bene dell'Entella, pur ribadendo il dispiacere nei confronti di Paolo, del professionista, della persona, perché è una persona che stimiamo tuttora in maniera profonda, però ci sono delle cose che per il bene della squadra, per il bene dell'Entella, si capisce che le devi fare, una società le devi fare. Quindi siamo andati avanti. Grazie, ci trasferiamo di là per le interviste. Prima la presentazione comunque dello staff del mister, Alessandro Lazzarini, che sarà il vice allenatore. Buongiorno. Daniele Sorbello, preparatore atletico. Buongiorno. E Sergio Corpini, allenatore deportivo. Grazie.